ma nemmeno la TV Switzerland. Io ancora mi devo abituare a queste immagini e stile un posto al sole. Fortuna che io compaio solo una volta. Bella la telecamera 1, buongiorno. Molto. Buongiorno, buongiorno. Ah, ma chi è la 1? La 1 sono io. La 1 è Cristiano Vaccaroni. Che è stato oscurato. No, ma adesso è tornata, eh. È tornata. Eccolo. Eccolo. Ci sei. Buongiorno. Salve. Eccolo. No, dicevo, puntuali come la televisione Switzerland, anzi quella del formaggino d'oro. Della Grulland, Sgrulland, non so, vabbè, sì. È una stupidaggine. Buongiorno! Ciao. Buongiorno Luca! Ciao, ciao. Ecco. Come state? Come state? Tutto bene? Sì, sì. A posto? Eh? Sì, no, niente, vabbè. Ci aggiustiamo, piano piano carburiamo, sì, ecco, sì, 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 un attimo sì. Ci vuole. Ci dobbiamo anche riprendere, insomma, dai festeggiamenti di ieri sera, per chi ha festeggiato, ad esempio Luca, sicuro, sì. Non so come sarai andato in giro agghindato. No, ero vestito normale. Normale? Sì, no, non mi sono travestito, non sono andato a fare trick or treats, però sono stato alla festa di Corinaldo, una festa bellissima. Corinaldo, provincia di Ancona, meravigliosa festa, tutta la città completa. Una discoteca all'aperto, veramente aulinizzata, con l'aulin, la festa di esattamente, aulin. Esattamente. La festa dell'analgesico anche, no? Ecco, in qualche niente. Modo. Va bene, ok. Storpiamo, ci piace storpiare le parole. Ma noi, sì, vabbè, ma era sì, un déjà vu. Ma che ci frega. Voi cosa avete fatto invece? Ma guarda, noi un sabato sera di quelli proprio da urlo. Sì, ma, vero, immagino, sai. Ma basta guardare la faccia di Cristiano stamattina e quindi è tutto ecco, un programma. Da urlo. No, io ero a cena con amici. E non amo il pesce, quindi alla fine, insomma, vabbè, mangio, però non apprezzo fino a un certo punto. Ah, quindi cena di pesce? Sono, sì, tutto a base di pesce, proprio sì. In un classico ristorante anconetano, veramente doc. Vai, doc. Nome? La cantinetta con una T. Facciamo un po' di pubblicità, sì, se lo meritano punto. Perché come si no? Mangia veramente. Cioè è un posto che rappresenta proprio Ancona al 100%, da un punto di vista culinario almeno. Perché veramente è squisito, tutto squisito. E niente, più Cristiano. Anche il pesce che a te non piace è squisito. Esatto. Appunto, quindi se lo mangio lì vuol dire che è veramente ma buono. Ma tu perché sei il solito pigrone, io lo so, insomma, tu lo mangi, però l'importante è che non sia da pulire, no, poi capisci? La spina, quella... Certo, è molto... No, dico, più cerchi di dimagrire, più vai ogni sera va a mangiare da qualche parte differente. Non scusa, me la rifai un attimo com'è? Però tende un po' al tirchio, poi non dico altre cose. Esatto, perché, vero. Vabbè, esatto, un po' braccia corte, braccia corte. Mm-hmm. Poi ecco, questa cosa degli anconetani che spesso si dice che siano un po' tirchi, avari, eccetera, ma è vera? Ma secondo no, voi? Ma no, assolutamente. Ma cioè, oddio, ci sono vari detti, Tipo? No, però non solo sui anconetani, sui marchigiani in genere, sui marchigiani in genere. Meglio un marchigiano fuori... No, aspetta, com'è che era? Meglio un morto. Morto in casa. Morto in casa che un marchigiano fuori dalla porta. Però lì non c'entra nulla la tirchiaggine. No. Lì perché i marchigiani erano una specie di esattori delle tasse. Esattamente. Per quel motivo là. Quando c'era la dominazione dello Stato Pontificio. È ma vero. Avete studiato. Siamo tutti pronti, Scuole alte, ultimo piano, insomma. Liceo scientifico. No, primo piano, primo. Qua giusto. Primo piano sul soppalco e trappola di cristallo. Cara Antonella, se vuoi rispiegare il trespolo dove sei arroccata lì. Ma perché me la devi ricordare questa così, cosa? Io dai. Già faccio del mio training 10 minuti prima di iniziare, no? Poi arrivi tu che metti là, insomma, lascia perdere. Vabbè, ma niente di grave, dai, sei sospesa nel vuoto sopra, sì. Cioè il vetro... C'è anche una bella grata sotto di te, puoi fare anche gratì, era meglio così. Bene, adesso il giovane Luca ricordo Marchetti. Ai amici ascoltatori che se ci volete dare il vostro buongiorno, basta che ci scrivete al 349-3918. Adesso ti do 169. La ciga, scriviate, congiuntivo, che è morto, tu lo ci sai. Ci scriviate. Sì, esatto. Sapevo. Tanto io ne avevo uno in sospeso. No, ma giustamente, no, ma mi sembra più che giusto. Io non c'è una volta che riesco a dire questo numero. Pensavo ci avessi problemi sul numero, l'ho scanditi uno per uno. Però dai, fai col dittino. Sì, aspetta. Eccolo, ecco. 349-3918-169. Aspettiamo il vostro buongiorno. Applausi per Fidel. No, no, mi incazzo questa cosa ogni tanto. Perché sai, a volte ti chiamano, ma non si vede, non si prende. Di qui, di là, ho messo l'antenna anche nel tuo stampante, nella lavastoviglie.
stoviglie non si prende, ma non è colpa nostra. No, eh, devono usare il boiler di Dante di Gianni. Allora, intanto vi dico che Monte Ciccardo è con noi. Sapete dov'è Monte Ciccardo? Come no? Dov'è? Lo lascio dire a Antonella perché... No, ma è lui che lo vuole dire. Ah, ecco. No, mi ha scritto Claudia, la mia amica Claudia di Monte Ciccardo. Ciao, è Vingino a Sant'Angelo in Lizzola, che tutti chiamano Lizzola, Lizzola. Quelli che non sanno invece è Lizzola. Okay. E insomma, non lontano da Pigere, un po' sopra... Boh, non so spiegarvelo, comunque... Vabbè. Andato a visitare perché, sì, sono dei bei posti, comunque molto belli, sì sì, ma tutte belle le località sono fantastiche, sono tutte bellissime. Bello, un bel po'. E qui invece abbiamo una foto con occhiale da sole, probabilmente chi è? Nascondere un po' i bagordi della notte ormai trascorsa, aluminiana o auliniana, come voi preferite. E buongiorno e buona giornata ragazzi da Calo della Misericordia di Ancona. Kiss kiss, grazie Calo. Sarà Calo o Calò? Calogero forse si chiamerà. Forse Calogero, non so, vabbè, comunque lo salutiamo. Vabbè, buongiorno. Calo, buongiorno. Ma io credo che stia lavorando il nostro amico. Credo proprio di probabile. Quindi probabilmente gli occhiali non sono perché ha fatto serata ieri, ma probabilmente perché lavorava ieri sera e magari sta finendo il turno. Probabilmente, non si sa. Sono ipotesi. Esatto. Come vedete il giovane Luca Marchetti è aspirante ballerino e promettente futuro conduttore radio e televisivo. A radio. Con l'apostrofo. A radio. Si scrive con l'apostrofo. È l'apostrofo a radio. La radio, esatto, proprio così. E purtroppo, ecco, è stato, come dire, accomunato da me nelle scorse settimane a Justin Bieber. Yeah! Senza offesa, però. Detto un po' bimbo minchietta. Non mi offendo per niente, perché non so se hai visto che successore che ha fatto. Perché ti sei vinto tutto, allora. Ho vinto tutto ai MTV Music Awards, hai visto? Condotti da Ed Sheeran, che secondo me è un grandissimo cantante, ha fatto dei meravigliosi pezzi, come Vero. Thinking Out Loud. Però, niente. Me coglioni. Hai capito, sì? Ho vinto tutto, non so di preciso cosa, però ho vinto tutto. Devi dirlo alla castellana, alla fidardenza. Me coglioni. Me coglioni. Esatto, così, all'osimana, gli amici della provincia di Ancona. Io niente, no, eravamo a Justin Bieber. Sì, esatto, proprio perché quanto avrà preso di ingaggio? Beh, Ed Sheeran sicuramente... Sheeran. Esatto, e Justin Bieber ha partecipato. Sì. Poi adesso con gli show che vanno adesso, no? Adesso c'è la famosa discesa dallo scivolo del bimbo minchietta. Questo lo diamo a beneficio degli amici che guardano la televisione sul canale 12 di ETV Marche. A beneficio delle amiche più che altro. Delle amichette. Delle amichette, sì. Sì, dai. Lui però ha un gran successo, viso pulito, insomma, sicuramente ha delle doti, non so, ecco, poi quando crescerà. Vedremo. Braccia non più, viso pulito, ma braccia non più perché ce l'ha piena di tatuaggi, ho visto ultimamente. Ma mai come Fedez. Esattamente. Ok, è arrivato alla fine, basta, grazie. Ok, musica di spessore. Sì, veramente, un momento veramente intenso a quelli spessore del, tipo quello della cucina del top, della cucina, insomma, sì. Quello spessore lì. Vabbè, sono un po' trucido. Dunque, volevo dire una cosa, il buongiorno si vede sempre dal mattino, siete d'accordo in questa cosa? Sì, probabilmente. Abbastanza, sì. E stamattina il mio inizio è stato tutto sommato buono, tranne il fatto che facendo il caffè con la moka, un po' all'antica, detta anche cucuma, come si chiama? Hai finito le cialde, com'è? Le cialde un po' che le ho messe in stand by, non so perché, ma sì. È buono l'odore del caffè con la cucuma. Sì, poi fa molto tradizione italiana, esatto, so, anche la casa quando si riempie la mattina. L'odore di caffè è una bella cosa. E ovviamente mi è sfuggito di mano il filtro, come dicono a Pesaro, il filtro del caffè dove dovevo rimuovere il vecchio caffè. Certo. È andato per terra e quindi questo è subito il buongiorno. Poi se vogliamo andare avanti, scaldo il latte nel microonde e in modo maldestro sbatto la tazza sul bordo facendo così, insomma, un po' di latte anche. E buongiorno. Sì, esattamente. Ma la giornata dei santi. Infatti, li ho chiamati tutti. Comunque, fino a mezzogiorno non ti muovere da lì. No, non mi muovo. Perché oggi non è giornata. Neanche la telecamera vuole riprenderti, hai visto?
sarò qui inchiodato, Va bene, ok, bravo. Sì. Aggiungo agli ospiti che abbiamo parlato degli ospiti che verranno. No, io allora, l'ho pubblicato su Facebook per chi mi segue. Abbiamo contattato questa mattina, ormai è una settimana che siamo in contatto. Però stamattina verranno i Varen Valze, un gruppo di comici meravigliosi, italiani tra l'altro. E quindi aspettiamo youtubers, facebookers, twitters, no, non lo so se twitters. Twitters. Però veramente, veramente, veramente divertenti. Quindi intorno alle 11 ci sarà questo appuntamento con loro. E invece intorno alle 11:30, 35 minuto più, minuto meno, avremo Valerio Cuccaroni, che è uno degli organizzatori di una cosa molto interessante qui ad Ancona, Corto Dorico. Questo avverrà proprio alle 11:30, quindi rimanete in ascolto se siete interessati, insomma, anche a questa cosa. Vi assicuro che merita. Eh beh sì, insomma, è un appuntamento che si ripete ogni anno, sempre molto interessante per quanto riguarda il mondo del cinema. E Ancona Film Festival, che ci sarà, credo, proprio durante la seconda settimana più o meno di dicembre, ma ne parleremo comunque un pochino più tardi. A proposito di intellettualità, vorrei ricordare anche che questa settimana il mio amico Mauro Cesaretti ha presentato il suo secondo libro. Dai, ricordiamolo, salutiamolo. Sì, ciao Mauro. Mauro è uno veramente bravo. In gamba. Viaggia molto, porta le marche alte, insomma, in Italia e nel mondo. Esattamente. Quindi ciao Mauro, ha presentato il suo secondo libro, No, perché il libro è di poesia, ovviamente, però è decisamente triste. Ecco. Vabbè, ma come sappiamo, Mauro, dall'alto della sua saggezza, riesce a estrapolare questi aspetti negativi e distruggenti della vita quotidiana. Però va bene, ci sono veramente delle belle e intense e profonde poesie. Sì, perché ride la Veroli? Perché se continua così lo ammazza, ecco, solo per qui. No, ma lui lo sa che io scherzo. Però no, veramente, compratelo, è un bel libro. Anzi, abbiamo fatto pure pubblicità, cosa vuole di più? Gratis. Esatto. Cosa vuole di più? Esatto. Senti, potresti, visto che tu fai la body poetry, sì, dimmi, di Cesaretti, c'è proprio questo... Questo collegamento, sì, questo vai, diretto, esatto, questo così, camminate proprio all'unisono, direi. Ecco, potresti mimare l'allegria di questo nuovo libro. Ecco appunto. Siete tremendi, ragazzi. Anto, so che ti piace molto questo brano di Jamiroquai. È uno di quelli più dinamici, insomma. Ma ti dirò che in quel periodo là, insomma, in quella fase degli anni 90, quando arrivò Jamiroquai, insomma, con la sua musica faceva un po' la differenza, ecco, tra tanti. Sì, innovativo. Molto. Mm-hmm. Anche come fotografie e video, insomma, sono molto veloci. È veloci, poi con quei bolidi. Tutte quelle macchine. Che probabilmente sono i suoi, perché lui è un grande collezionista di Ferrari, quindi è un poveraccio, ecco. Giustamente, sì. Adesso vi do una notizia, prima abbiamo parlato di Justin Bieber, ma anche Justin Bieber annovera nel suo parco auto 6 Ferrari, pensate un po', e anche la Lamborghini. E ha solo 2 anni più di me. Però sono a quelli del primo piano. Invece, e tu sei a quelli del primo piano e vai in giro con la Panda. Pandì, mezzo scassato. il cosiddetto Pandì. Esatto. Perché non è la Panda quella recente, ma è quella un po'. Quella proprio un po'. È la Panda squadrata. La vera Panda, anche con l'acce emostatico vai dappertutto. Esatto. Esatto. Sì, quella sì, che sì. Aveva il vano portaoggetti lì ricavato con la tela, no? Cosa, sì, cioè, esattamente. Una... È proprio quella, è proprio la mia. Un po' low-cost. È proprio quella. Poi vi ricordate la l'imitazione della Panda, che era la Marbella? Sì, la Seat. Come no? La Seat. Sì. Ce l'aveva mia madre. Uguale. Perché infatti era già la Panda, il Pandì, come dici tu, Luca, è una macchina particolarmente essenziale proprio perché c'era poco. Niente, anche i sedili, insomma, erano quasi delle stuoie, no, messe su due pezzi delle di ferro, delle spiaggine da mare. Sì, esatto. Infatti, esatto. Invece la Seat aveva imitato la Marbella, proprio la Panda, proprio perché bisognava, era una macchina di riferimento. Luca ride tantissimo perché credo di aver fatto proprio il centro delle sdraie da mare, è proprio quella, il sedile. Era una macchina per non correre, però va bene, però la mia è in pelle, cioè ha interni in pelle, quindi vorrei dire
Accidenti. Ma alle balestre? Modello caffè. Alle balestre? Sì, sì. Esattamente. Sì, vabbè, sì, ma chi l'ammazza? No, no, no. Guarda, è sicuro quella lì si romperà prima della vostra, quindi. Cioè dopo della vostra, no prima. No, dopo. No, poi c'erano anche molti aneddoti sulla Panda e erano gli stessi meccanici poi a mettere in giro questi aneddoti. Aneddoti. Era impossibile che si sfasciasse il motore della Panda, perché aprendo il cofano veramente c'era meno dell'essenziale. Cioè, proprio, anzi, cioè, ci siamo sempre domandati come facesse a funzionare. Dice, ma questo è il motore, dov'è? Sì, sì, vabbè, apri il cofano e parte la sigla di chi l'ha visto, è vero. Sì, 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 quello, sì. Quello. No, ma giuro, no, vabbè, ieri ne ho approfittato della bellissima giornata, ieri è una giornata fantastica, per dare una pulita, no, all'interno, bravo, della macchina, e abbiamo aperto anche il cofano e ho visto che la cosa più interessante e più grossa che c'era era la ruota di scorta, perché il motore neanche si vedeva lì dentro. No, no, è così la Panda, sì, sì, indistruttibile. Esattamente. Un mito, sì, un, sì, mito. Vero. Un mito. Non la mito, ma un mito. Un mito, un mito. Invece tra le macchine più brutte proprio dell'universo c'era la famosa, ve la ricorderete, no? La Fiat Duna. È proprio una macchina, un errore. Secondo me anche la Ford Ka sembra un bagarozzo. Sì, abbastanza. Beh, ma la Duna, dai. Sì, no, decisamente. È una dura lotta, ecco. C'era anche una canzone, mi ricordo, non so chi la cantasse, ma era tipo, dunque, aspetta, se lo ricordo, sei più brutta della Fiat Duna. Sì, 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 sì. C'era una canzone, è vero, perché stava brutta. No, no. Lì è stato un errore umano. Quasi fatale. No, ma ha fatto l'ha venduta a tre persone. Uno, sì, che era quello dei crash test. Sì. Un altro era quello che voleva fare l'acquario nell'auto, perché tra i vari pregi, esatto, della Duna proprio è che pioveva dentro già da nuova, quindi si creava un micro clima all'interno, sì, 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 questa e altre cose, insomma. Ecco, sì, va, basta bene, dire cazzate, siamo cattivi, sì, quella cosa lì, bravo. Oh, qui c'è quel bellissimo ragazzo che non si sa cosa ha fatto, tipo bevuto, ma molto molto molto, credo. No, sembra sobrio invece. Adesso, dopo non lo so, io vi anticipo, sì, è sempre lui, è sempre lui, è lui. Eccolo, guarda che parte, guardalo, è partito, ovviamente casa libera, i genitori non ci sono, ma poteva far altro se aveva casa libera, scusa, no? Tipo? Cosa? Non ho capito? Dopo lo fa, più tardi. Sì. Lo farà, ah, sì, lo probabilmente farà. Non ti ricordi l'epilogo di questo? No, hai ragione, eccolo. Takes me high to infinity. Ma quando lo facciamo un disco così noi? Yeah. Noi tre? Che ci vuole? Basta una piscina, tanto le piscine vanno. Sì. Abbiamo visto anche il video precedente, quello di BBE ancora, sì, prima. Sì, vero. Di no, BB. Il video non ci vuole niente a farlo. Hai visto tutto, sì, sei tutto in piscina. Chi ma è BB? Il video di BB? BB Barbecue. Ah, Bieber. Questo è Biberon. Quel coso lì. Bed and breakfast. Ma cioè, la notizia, sì, della settimana, che tutto fa male, non si può bere più l'acqua, niente, il vino, la carne fa male, quello è cancerogeno, quello si... Il pasta e fagioli fa scorreggiare. Usa delle metafore, crea, sì, areofagie. Crea aerofagi. Ma tu dici, ma cosa stai a dire? Vabbè, ma come se mai? Comunque. E infatti, no, vabbè, è un po' a caso. Sì, un po' a caso. La Veroli se la ride, ma effettivamente non si capisce più un tubo, perché abbiamo sentito, allora, bisogna bere molta acqua, poi no, bere troppa acqua fa male. Poi abbiamo, com'è la storia? No, la carne rossa, cancerogena. Sì, ancora più cancerogena se è bruciata, se la fai, sì, alla ma quella è la combustione, ma è ovvio, no? Sì, esatto. Ah, aspettate, la pizza, quel famoso forno anche lì che è cancerogeno, perché nel forno ci sarebbe... Insomma, c'è chi dice che proprio sia un attacco all'economia italiana, comunque. Allora. Perché E c'è questa nuova moda... Il prosciutto crudo. Anche quello fa male, sì, anche quello. Sì, tutti gli insaccati. Fa tutto la notizia male di questi giorni era... più di tutti proprio sulle carni lavorate, diciamo, no? Ecco. Esattamente. Però la cosa che ha fatto invece più schifo è che l'Unione Europea ha dato l'ok ai cibi degli animali liofilizzati, quelle schifezze, mamma mia. Stasera mi faccio uno scarafaggio arrosto. Wow, non vedo l'ora. Ma infatti guardate che all'Expo è andato alla grande il padiglione dove cucinavano le cavallette, se non sbaglio, fritte. No, giuro, è andato veramente alla grande, perché dicono che sia la cucina del futuro. Sì, sì. Chissà sarà quale. Però... Voglio morire allegro. Io rimango con un bel piatto di pasta. Esatto, io vado avanti come ho sempre fatto. Mia, ma sì, allora. E andate avanti di ciccia, ma alla, sì, grande, insomma. Okay, io infatti proprio seguendo questi consigli, adesso il venerdì sera sono andato da
Pino's Little Italy, che è un ristorante che sta in da Pino? Da chi? Pino, da Pino. Pino, la piccola Italia di Pino, tradotto in italiano per chi non conoscesse l'inglese. Sì, sì, sì. In francese è Pino de Pino. Pino de Pino. E sono andato a prendere un bel hamburger da Pino che devo dire sono veramente favolosi. Vabbè, al di là di questo, ma dov'è? Ancona? Sì, 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 è in Ancona, in Piazza Cavour. Ah, proprio in centro. Sì, 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 sì. E si mangia veramente veramente bene. Invece a casa hamburger. Marchetti Provera come si mangia? Provera, perché Provera? No, vabbè, così perché Luca. A casa Provera. Si mangia veramente bene. Sì, sì, sì. Cioè Simonetta, che mia madre. Simonetta cucina. E Marco, qui, ecco, guarda un po'. Qui, Babeto scrive. Oh, è arrivato. Certo, buongiorno popolo di ETV, sono il padre di quel puzzo di Luca. Cristiano, sistema l'auricolare che è storto. Un saluto a Valentina che è andata a correre anche per me. Ecco, molto che bene. È la compagna di papà che è andata a correre. Ecco. Sì, sì, sì. Bene, bene. No, bisogna andare a correre, va bene. Sì, vero. Secondo me un po' mangi, un po' corri, il problema è che trovare una sorta di equilibrio che è impossibile. Devi trovare la quadra, la compensazione tra le due cose. Esattamente. La quadra. Va bene, salutiamo a Marco e a Valentina. Certo, e buona giornata anche a loro. Adesso vi regalo una canzone della scorsa stagione che ha avuto grande successo. Sono gli Echo Smith con questi bambini, questi frichetti, come direbbero a Cittanò, gli frichitti. Potete anche shazamare la canzone, shazamatela. A quello senso. Marchetti Provera sta cantando. Va benissimo per oggi questa canzone, perché fuori c'è un sole meraviglioso. Meraviglioso, meraviglioso. Bello, bello, bello. Molto, 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 molto. Ma questa era per la nostra amica, non mi ricordo il nome, però. Antonella. No, che ci ha scritto la volta scorsa, non vi ricordate? A fine puntata voleva Lorenzo Fragola. E infatti l'abbiamo mandato, mi sono dimenticato. Bravo, bravo. Non si ricorda neanche lei, figurati se ci possiamo ricordare noi. Comunque la salutiamo lo stesso. Esattamente. E visto che hanno proposto il canone obbligatorio alla RAI nella bolletta della luce. Luca Marchetti sta invece in realtà facendosi pagare, riscuote dei compensi sotto banco. Perché si fa scrivere dagli ascoltatori, anzi il contrario, lui che paga. Esatto, mi faccio pubblicità pagando, esattamente. No, salutiamo il mio vicino di casa che ci ha scritto, cioè quello che era mio vicino di casa. Leggo il messaggino? Leggo. Sì, sì, dai, leggi. Buongiorno, buona domenica a tutti, un saluto speciale a Luca che è stato in passato un ottimo vicino di casa. Esattamente. Filmato, saluti Daniele Cellini, quindi insomma non ha importunato il vicino, i rapporti erano buoni. Assolutamente, anche perché abitava al piano di sopra, quindi semmai era lui che poteva importunare me. Giusto. Solitamente è sempre giusto. Così, no? Anche quello che sta sopra, giusto. E niente, salutiamo Daniele Cellini e tutta la famiglia. Famiglia. E tutti, anzi, facciamo così. Luca, ma sta GL, ma sai che comunque anche io delle volte scivolo? Beh, certo, ovviamente, perché oramai sei influenzato. Da cosa? Dall'ancunetà. dal ranismo. Ranismo. Qui dovremmo brevettare il termine, Luca, così. Comunque, dicevo, scusa, ho finito. Prego, di fare. Prego. Fai come se fosse casa tua. Saluto anche tutta la palazzina mia, su. Giustamente. Si vede TV lì? Si prende. Come no, certo, se ci ha scritto lui, per forza. È giusto. In tutti i piani? Tutti, fino all'ultimo. Okay. Questa cosa qua è divertente, questa di rapporti con i vicini di casa, perché insomma ce ne sarebbero molte da raccontare. Ma guarda, Antonella, ma cos'è quella faccia? No. Perché mi inquadri quando non devi? Altro rimane sono... volta ogni volta. Tra l'altro so che ti abbiamo anche rovinato la sigaretta. L'abbiamo fatta bruciare. Però me l'ha detto lui di venirti a chiamare. Luca ha fatto un po' la spia. Però noi vorremmo che tu non fumassi, quindi pensiamo alla tua salute. Esatto. E anche se non era vero, ti abbiamo detto che il video stava finendo. No, non è vero, come non è? Era vero. Ma in parte, in parte. Piccole bugie. Countdown era iniziato. Tutto a fin di bene. Esatto. Grazie che mi volete così tanto bene. Ma di che? Comunque nel frattempo, visto anche che sono arrivati i nostri ospiti, i Varenvalze. Sono arrivati? Sì. Ce la faremo a farli. È vero, sedere, è vero, ho visto l'usciere passare. Esatto, è passato l'usciere. No, vabbè, ma l'usciere. Non è l'usciere, anzi dobbiamo ringraziarlo perché è il marito di Antonella che ci fa così da portiere, qui il portiere di giorno, non di notte, come cantava Enrico Ruggeri, simpatica persona. E ciao Enrico, torna presto. Esatto. E, no, vabbè, Marco Grati di Via Verdi. No, vabbè, non è un gran simpaticone Ruggeri, io le volte che l'ho visto live, insomma, un po'...
è un po' così, se . La tira un po'. Noi, comunque noi ci abbiamo da dire tutto su tutti. Beh, ovvio, siamo qui apposta. Beh, giustamente. Non abbiamo detto niente di Ferrello, invece, che è stato applauditissimo al Teatro delle Muse. È vero, Ancona, è vero. Anche ieri sera, al terzo spettacolo. Esatto, tre serate, grande. Una dietro l'altra. Sì, l'oggetto di tutte le serate c'è stato un comune denominatore. Vediamo se, parlando di Ancona, quale potrebbe essere il comune denominatore di Ancona, la cosa che accomuna tutta la città di Ancona. Le buche. Bravo. Giuro che non lo sapevo, però immaginato. E poi vabbè, per chi non ci credesse, ecco, può venire qui dove abbiamo sede noi a ETV in via Merloni al numero 9/11 ad Ancona zona Baraccola e constatare insomma che fuori abbiamo delle strade veramente imbarazzanti. Sono anni che chiediamo, per favore il comune di Ancona, asfaltateci via Merloni. Asfaltateci. Perché ogni anno buttiamo via. Possibilmente in nostra assenza, grazie. Esatto, non ci asfaltate quando siamo in televisione, asfaltate quando non ci siamo, però asfaltate questa povera mia via Merloni, anche via Grandi, insomma. Via Grandi e Merloni, due grandi, ma in realtà, insomma, guardando le condizioni delle strade, sembrerebbero due poveretti. Mamma comune mia. Di Ancona, vuoi asfaltare queste strade qui alla baraccola? Ormai sarà il dodicesimo appello in tre puntate. Però la speranza è anche l'ultima. A morire. Già. Arriva questa ex pugile, la nostra cantante si chiama Kaiser. Wow. Un po' del Kaiser. The Way. È proprio un'autostrada questa televisione. Mamma mia. È roscia. Un bel po'. Se proprio devo, il disco lo faccio. Guarda che vestitino che c'ho. Certo. La Malika. Cuscino. Vabbè. Sei un po' arrotondata. Ma sembra uscita da un pollaio. Non è cattiveria, però. Quanto siete trucidi, quanto si guarda, ecco, guarda un po'. Ma non li facciamo parlare. Non li facciamo parlare. No, perché li dovreste presentare, ragazzi. Guarda un po', non ci presenta mai nessuno. Mamma mia, vergogna. Vabbè. Alla sinistra del teleschermo la dolce Antonella Veroli from Offagna. Alla sua sinistra? Sì. Luca Marchetti, detto il Justin Bieber de Candia de No Altri. Vabbè, dai. Sì, allora dicevamo sì, sono sì. Arrivati, l'avete visti, sono i nostri amici che non abbiamo fatto parlare, sono i Varenvalze, ecco, e io direi che possiamo già vedere una presentazione, esatto, veloce, che già insomma sì. Vai col video. Ci farà capire che aria tira dalle nostre parti stamattina. È la Madonna che za culo! Barbara! Barbara! Te sprego tutto! Ma sei in polmo! Barbara! Barbara! Te sprego tutto! T'ha preso la cagaccia, eh! Barbara! Barbara! Te sprego tutto! Oh, che c'hai? C'ho mal di panza! E più a quelli mo? Acquedimo! Oh. Ma che cazzo di capelli c'hai? Sarai bello te! Barbara! Barbara! Te sprego tutto! Ma sei una merda! No! Faccia bere! Barbara! Barbara! Te sprego tutto! No! Scopa! Ma c'è un bucio del culo! Sprecare qua, spaccare là! Sprechiamo tutto! Cool boy a denero! Sprecare qua, spaccare là! Sprechiamo tutto! Eccoli! ma poi la cosa bella, sai qual è? Che ridono anche loro, nonostante l'abbiano fatti, penso che l'avete visti oramai
miliardi di volte loro si divertono insieme a noi. Bene, ok, vai, presentatevi. Chi siete, da dove venite, cosa fate di bello di qui di là? Ciao a tutti, buongiorno innanzitutto. Allora, ne abbiamo due di cinque stamattina, sì, sì, sì. Non sono tutti quanti. Varen Valse, che poi è scritto Weir, sì. Però si dice Varen Valse, sì. Ma infatti Varen Valse, il nome da dove viene? Se c'è, sì, sì, ecco. Allora, il nome significa vero o falso, uh-huh. In sudafricano, in Africa. Ah, hai capito, quindi sono proprio internazionali. Sì, sì, no, siccome al periodo eravamo io e Roberto che abbiamo iniziato insomma sta cosa già dal liceo con altri ragazzi, poi dopo non ci chiamavamo Varen Valse. Esattamente, infatti, cioè, da cosa è nata l'idea? Perché è nata questa idea di fare questo gruppo, ecco, che comunque sta riscuotendo parecchio successo? C'era il periodo quando facevamo liceo, il periodo di Maccio Capatonda. Dove avete fatto liceo? Al Cambi. Ah, ok, Cambi, perfetto. Okay. Ah, sì, giustamente, sono di Falconara, quindi. Casa quindi, e da lì, insomma, c'era un nome, ci chiamiamo i Crazy Boys, insomma, nome... Così, e facciamo già video, parodie di trailer, parodie di pubblicità, insomma, così, non in anconetano. Uh-huh. E poi dopo ho finito il liceo e ho iniziato a fare la... Vabbè, intanto Cristiano dice guardate bello, la telecamera. No, devo fare... ho iniziato a fare l'Accademia di Belle Arti, e Roby ha iniziato a lavorare, insomma, in un altro settore. Ecco, diciamo, Roberto che nel frattempo è qua ma sì, non è ripreso dalla telecamera, qua con noi. E quindi io e lui abbiamo continuato a fare questo genere di video così, su YouTube, ogni tanto, uno ogni mese, così, quindi molto tranquillamente. Ma infatti la cosa bella che dicevamo l'altro giorno con Antonella, che siete un po' la novità, ma siete la risoterapia di una volta, nel senso, per quanto riguarda l'anconetano. Sì. Però risoterapia era più parodie, ovviamente, no? Sì, esatto. Parodie, noi invece appunto video più diversi, sceneggiati. Spaziate, sì, sì, sì. No, veramente, anche perché, sbaglio, avete iniziato con video, sbaglio, no, se no lui mi corregge ogni volta. No, vabbè, avete iniziato con video... Bene, sto giro, prettamente in anconetano, e poi dopo piano piano vi siete spaziati, sì, vero? Sì, esatto. Sì, sì. I primi su Facebook, poi, perché ripeto, prima eravamo solo su YouTube. Esatto. Poi dopo febbraio-marzo. Sì, febbraio-marzo io e Rob, insomma, abbiamo deciso di allargare un po' il gruppo. Quindi abbiamo contattato Mattia per il reparto di comunicazione e social insomma così. Poi per un lavoro che è venuto fuori abbiamo rincontrato Federico Mazzocchio, che anche lui fa la parte web marketing, e poi abbiamo contattato a Giuseppe Puocci, che è il ragazzo che sta a Osimo Stazione, che già lui ha una storia, diciamo, nel videomaking, filmmaking, no, sì, molto infatti... anche buona, diciamo, che questi video sì sono fatti veramente veramente bene, sì. E quindi adesso ha dato anche un più insomma su questo, quindi adesso siamo in 5 da marzo aprile. Quando il primo video, quando risale? Questi infatti dicevamo che erano video abbastanza vecchi, che però penso sia allora prima ancora Tag Life, sì, cos'era, a marzo, no? Sì, sì. Metà marzo più o meno, iniziato esatto. marzo, perché poi noi prima abbiamo iniziato a fare un po' Italian Life, quindi cose del genere, oppure l'imbarazzo, insomma, dei sempre mini sketch su Facebook. Però che non riprendevo, che erano così inventati di sana pianta. Poi dopo abbiamo deciso di partire da Ancona, perché effettivamente noi siamo anconetani, e con questa serie Ancona Tag Life, insomma, inizialmente ripreso col telefono, perché vediamo che su Facebook era più una cosa diretta, più immediata, certo, il telefono. Poi dopo ci stava un po' stretto, anche perché noi le sappiamo fare a livello tecnico, quindi abbiamo deciso di riprendere la telecamera, la fotocamera. E fortunatamente è piaciuta. Nicola e Mattia, anche lo spot a proposito di parodie della Nutella, che è d'Ancona, anche quello là è vostro, insomma, sì, l'abbiamo vista praticamente, l'abbiamo visto tutti quanti, con l'etichetta che c'era. Cosa c'era scritto sull'etichetta della Nutella? Zaculo. Era quella. Va bene, noi non vediamo quello spot stamattina, però andiamo a vedere questo qua, che si chiama Computer di bordo sballati, ok? Vediamo un po' che cosa succede. Chiamare Nicola. Chiamare Nicola, cellulare o telefono? Cellulare. Chiamare? Sì, sì.
amico. Nicola. Chiamare Nicola. Chiamare Nicola, cellulare o telefono? Cellulare. Chiamare? Sì. Chiamare? Sì. Chiamare? Chiamare Nicola. Chiamare? Sì. Insomma, chiamare Nicola. Sì. Come sì? Chiamare Nicola. Chiamare Nicola. Chiamare Glauco, cellulare o telefono? Come Glauco? Chiamare Nicola. Chiamare Nicola, cellulare, telefono o cerca persone? Cerca persone, no! Non chiamare Nicola. No, chiama Nicola. Non Glauco. No, Glauco, no! Mi fai chiamare Nicola, per favore? Sì. Oh, allora, chiama... Pronto? Chiamare Nicola. Ah, bla. Mi vuoi chiamare Nicola? Contatto inesistente. Roby? Chiamalo, chiamalo! Roberto? Cellulare, cellulare, cellulare! Ma dai, dai! No. Chiamare Nicola. Sì! Sì! Con chi parli? Roby? Sicuro. Sicuro, te, sicuro, sicuro! Roberto? Sicuro, sicuro. Sì! Roby, sono io. Ma stai zitto tu! Dai, chiama Nicola! Chiama Nicola! Ma sono io, Nicola! Tu taci! Sì, ciao Roby, ciao. Chiamare Nicola o il fratello. Ma che cazzo! No, dai, però veramente meravigliosi. Vabbè, so, l'alta tecnologia. Sì, decisamente. Che quando funziona è fantastica, però quando non va, ragazzi, ma diventi fuori di testa. Da dove vi viene l'ispirazione? Ecco, in quali momenti della giornata? L'idea di chi è, innanzitutto. Esatto. Di questo video? Anche in sì, questo vabbè, caso, esatto. Sì. In questo caso è il prima dei Varenvalse 2.0, direi. Bella questa. Varenvalse 2.0 è carina. Segnate, no, no, quindi eravamo io e Roby, che io ero tornato dall'Inghilterra, per un placement che avevo fatto di 3 mesi, e lui aveva comprato questa nuova macchina, la Kubo. E quindi era tecnologico. Quindi lui mi voleva, ha detto, sai come ti ho chiamato prima? Al telefono? Infatti, come l'ha chiamato? Al telefono. Ma no, con il comando vocale, così. Non voleva assolutamente far sentire. Allora fai, inizia a fare come ha fatto lì. Certo. E fa chiama Nicola, così. Chiama Nicola, questo non partia, non ripartia. Chiama Nicola, l'avrò fatto 10 volte, alla fine allora lì è venuta in mente l'idea il giorno stesso di girare, sono andato a prendere. Ma perché le cose nella realtà, cioè, cadono sì, così, noi le prendiamo dalla realtà, dalla quotidianità, come tutti, no? Ti succede qualcosa di scherzoso, quindi noi pensiamo direttamente poi di farci un video su quello. Certo, ma è bello anche per quello, insomma. Probabilmente, esatto, riscuote parecchio successo proprio per quello, perché molta gente si ritrova in quello che fa. Esatto. E dai, vai, chi riscuote più successo, diciamo, con le ragazze in generale? Oh, questa domanda non è una domanda di riserva, non è... Dai, che con evitiamo questa scusa qua, ma, di fare faccio diplomatico, facciamo di tutti, e cinque, allora. tutti e cinque o nessuno, non so, adesso di male in peggio, però. Va bene, ma sbaglio o abbiamo un altro video anche? Non tra sbagli, non sbaglio, vero? Non Anto? Sbagli, no. E adesso andiamo insomma nel mondo proprio scolastico, quello tosto. E andiamo a vedere gli esami che non ti aspetti. Vai, attenzione, vai. Ma si levi il cappello. Scusa, ma non facciamo ragione. Piccoli, Inizi parlando brevemente della vita di Picasso e poi mi fa un discorso sui periodi precubisti. Ma guardi, Picasso. No, cosa fa? Chiudiamo. Ah, su.
Picasso è nato? No. Ma almeno io so che è nato. Oh, e quindi è nato. Ma dopo essere nato, cosa fa? Cioè, è nato. Cioè, lui nasce dopo, nasce e... cosa dire? Va bene, allora, parliamo dei periodi precubisti. Che vuol dire precubista, no? Beh, facilissimo. Pre... 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 compreso il cubismo. Compre... va bene, mi parli di questi periodi? Beh, i periodi... sinceramente... non saprei... ecco... quindi... non sa la risposta. Ma... io stavo rispondendo proprio adesso. Bocciato. Quali sono le caratteri... professore? Stiche della norma giuridica? Scusi, non ho proprio capito la domanda, professore. Insomma, solite scuse, va bene. Proviamo con un'altra domanda. Mi dica che cos'è il matrimonio? Beh, il matrimonio è un contratto che... No. Il matrimonio è un contratto che... No. Sì, professore, cioè scusi, professore, il matrimonio è un contratto No. Il matrimonio non è un contratto. Il matrimonio è il contratto. Bisogna essere precisi, Torni al prossimo appello. Ah! Allora lei non è uno stronzo! È lo stronzo! Arrivederci! Professore? Bella risposta. Qual è la gerarchia delle fonti del diritto a livello di diritto costituzionale? Certamente. Costituzione e leggi costituzionali, leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti e... professore! Salve. Come dice? Arrivo subito, Peccato per questo ragazzo, mannaggia, pure era bravo, ho dovuto bocciarlo. Lo so. Quest'anno ne ho dovuti bocciare parecchi, quasi tutti. Va bene, allora iniziamo con una domanda. Mi spieghi l'effetto di spiazzamento in riferimento agli investimenti privati? Salve! Pronti? Scusa, ha ragione, l'hai studiata effettivamente. Ma che modi sono questi? No. Stiamo scherzando? Io non lo so, allora... diritto costituzionale 30 e lode. Andiamo. Eccoci! Firma! Subito! Grazie, arrivederci! È sua! Arrivederci! Magari tutti gli esami fossero così, veramente. La risata. Allora, vogliamo ricordare una cosa importante per gli amici che ci stanno seguendo dalla radio, su Radio Center Music. Chiaramente, insomma, non c'è stata per loro la possibilità di vedere i video di Varen Vals. C'è la replica questa sera sul canale 112 di ETV+. Anche quindi perché... sono molto carini, andate sì, a vedere. Ma soprattutto sono divertenti anche molto le loro facce, quindi... Le facce, ecco, le facce. Tra l'altro la faccia soprattutto di uno... che cos'è? Che spunta da dietro! Ecco Roberto, si aggiunge
giunto a noi, eccolo qua, eccolo qua. Esattamente. Bobo. Eccolo, eccolo, eccolo. No. Vabbè. Cioè, Roberto che non è microfonato, però insomma no, lo possiamo comunque... Fa presenza. Ma urla, sì, urla, sì, urla, sì, si sente. È lì, fa... Ma poi come urla. Sì, se comunque, vuole, ragazzi, ho visto che avete raggiunto veramente tante visualizzazioni in alcuni video, sì. Veramente, veramente tante, a livello di 25.000 persone, sbaglio? All'incirca, in alcuni video su Facebook, sì, grazie a questa, diciamo, l'Unconnect Tag Life ci ha portato una discreta popolarità nella zona, perché è un video che comunque una tipologia che è piaciuta, e quindi da lì abbiamo creato una sorta di bacino che ci segue costantemente, e adesso esattamente da qui in poi cerchiamo io sono di aumentarlo. Di quelli, sì, io sì, sono ce l'hai quelli, detto, lo dico. Lo zoccolo duro, lo zoccolo duro, sì, è lui. E se non sbaglio, l'ultimo video è stato o Instagram in a day, allora, o su YouTube parli Instagram, sì, in a day, sì. Adesso è in programma, tra l'altro, di riprendere YouTube ancora più seriamente. Adesso domani iniziamo a fare un altro video, a girare, che bello, bisogna bello stargli abbastanza dietro. Veramente, veramente molto divertenti. Bene, io direi che a questo punto noi possiamo salutare Varen Valse, magari facciamo, insomma, giusto per sentire anche la sua voce così, facciamo ricordare a Roberto i vari canali su YouTube, su Facebook, insomma, sì, chi vuole venire a conoscervi un pochino di più. Ci può trovare ovunque. Come no, ci può trovare, ci può trovare a casa, ovunque. In via. Quindi ci possono trovare, sì, ovunque, Facebook, anche su Instagram, YouTube, su Twitter, su Periscope, su YouTube, su grande Periscope, sui nuovi social network, sì, ovunque, dove, qualunque cosa aprite ci siamo. Sì, sì, dappertutto, sì, sì. Io nel frattempo preparo il foglio perché vi faccio fare un autografo, ragazzi, ve lo dico. Addirittura, ragazzi. I miei amici mi hanno chiesto, fatti fare un autografo, quindi io ve lo devo far fare. Okay. Siamo preparo onorati. E va benissimo, ragazzi, io vi ringraziamo, Cristiano dalla dietro che è impegnato nel frattempo, e va bene, alla prossima, dai, se vi seguiremo, volete, sicuramente. Grazie mille. Grazie Valen Valse, buona ciao domenica, ciao. Uno di quei brani che ci dà veramente la carica. Buongiorno, siete a Quelli del Primo Piano con Cristiano Vaccaroni, Antonella Veroli e Luca Marchetti. Luca Marchetti che vedrete tra poco, forse. Sì, forse. Eccolo, sono ecco contentissimo. Perché stai tremando? Cosa stai facendo? A Luca? È tutto l'autografo. È tutto emozionato, esatto, perché ha l'autografo dei Varen Valse. Justin Bieber che riceve l'autografo dei Varen Valse. Vedi, okay. Chi l'avrebbe mai detto? Cosa Justin succede? Bieber de no altri. De cosa cambia, succede a Quelli del Primo Piano? Oggi il Primo Piano, puntata centrata su Ancona città, ma ogni tanto ci sta, perdonateci. Sì, anche se siamo, insomma, in onda ovviamente a livello regionale sul canale 12 di ETV Marche. Tra l'altro vi ricordo, no, lo ricordi tu Marchetti, dai, la replica di stasera, ah, per no, chi pensavo avesse perso qualche qualcosa. Ore 10, ore 22, sì, canale 112 della vostra TV, ci sarà la replica, ecco, di Quelli del Primo Piano, per chi si fosse... Fosse perso. Chi avesse perso per strada qualcosa. Tra no, l'altro, dico, vabbè, abbiamo anche il canale YouTube, youtube.com/quellidelprimopiano, scritto completamente per esteso. Adesso vediamo esteso. No, tutto attaccato. Fai esteso, ecco, esatto. No, non capisco perché c'è Quelli staccato del Primo Piano. Dove? Su YouTube? Ma che ne so io? No, boh, chiedilo a YouTube. È solo sul tuo PC. Va bene, va bene. Vabbè, va bene uguale. Comunque, per quelli che si lamentano che in Ancona non c'è niente, io sono uno di quelli. Bravo. Non è vero. No. Non è vero, e adesso vi spieghiamo perché. Perché è qua con noi il nostro ospite. E se lo volete presentare voi, io mi vado sento... Io, dai, vado sì, io, dai, vado io. Oggi si parla di corto dorico e abbiamo in studio Valerio Cuccaroni. Buongiorno. Eccolo qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, Cristiano, sì, io direi di iniziare a parlare proprio di corto dorico con Valerio Cuccaroni, che è uno degli organizzatori, giusto, sì, Valerio? Sì. Ecco, parliamo un po', insomma, proprio cos'è corto dorico, che ormai, insomma, c'è ad Ancona da qualche anno. Sì. È una, insomma, un evento molto importante, interessante. Se ce ne parli un pochino, poi andiamo nel dettaglio, andiamo a vedere che cosa succederà da qui a poche settimane, proprio sì, durante i primi giorni di dicembre. Sì, il Festival Corto Dorico nasce 12 anni fa come festival per cortometraggi, che sono film brevi,
di massimo 20 minuti, un concorso nazionale che negli anni è cresciuto a tal punto da diventare un riferimento a livello italiano per autori che appunto realizzano cortometraggi, autori che poi vanno a finire a importanti premi come Davide Di Donatello, Il Nastro d'Argento e anche addirittura candidati all'Oscar per il cortometraggio. E quest'anno il festival, giunto alla sua 12ª edizione, farà un balzo in avanti, speriamo con l'aiuto di tutti, poi spiegherò anche come si può fare, perché da festival di corti si trasformerà in festival del cinema a 360 gradi, perché verrà dato grande spazio anche a autori di lungometraggi molto noti come Matteo Garrone ed emergenti come quelli che sveleremo nelle prossime settimane. Perfetto, perfetto. E come dicevamo prima, cioè nel senso parlavamo fra noi, è un evento che viene svolto alla Mole Vanvitelliana, sbaglio? Sì. Sbaglio. No. È stato un traguardo anche quello che abbiamo raggiunto lo scorso anno grazie alla coorganizzazione con il comune di Ancona e dall'anno scorso abbiamo intessuto anche dei rapporti con la SEF Stamura, la storica associazione che da più di 100 anni promuove lo sport ad Ancona, e abbiamo fatto l'anno scorso una festa, la festa di chiusura memorabile, da qualcuno sui social addirittura paragonata a feste di altre grandi città del Mediterraneo. E quest'anno la Stamura patrocina il primo premio del festival, il premio Stamura al miglior cortometraggio, e un premio di 5.000 euro che cercheremo di accumulare, di tirare su attraverso il sostegno di soci simpatizzanti della appunto Stamura, e quindi con un'iniziativa di fundraising che nient'altro è che una raccolta fondi, così come tutti quelli che amano questa manifestazione e guardando il sito se ne innamorano, che magari non la conoscevano, potranno sostenere loro stessi il festival con delle donazioni dai 5 euro in su, che daranno diritto a delle ricompense, dei reward chiamati. Sul sito cortodorico.it si possono vedere il video che alcuni personaggi del mondo del cinema hanno realizzato per questa campagna, il video è caricato su Vimeo e anche sui singoli video su YouTube, e questi sono il direttore artistico del festival Daniele Cipri, grande direttore della fotografia, da ultimo per il film Di Bellocchio che ha spopolato al Cinema Italia pochi giorni fa, e Lucia Mascino, attrice di livello nazionale, conosciuta da tutti gli anconetani e marchigiani perché è proprio di Ancona, e il grande Maurizio Nichetti, regista di film e di animazione che hanno fatto la storia del cinema, e tutti e tre sono passati per il Festival Cortodorico. Cipri è rimasto in quanto è il direttore artistico di questa edizione, e appunto dicono il perché bisogna sostenere questa manifestazione. Poi sempre all'interno del sito c'è un link alla piattaforma, quindi al sito in cui si può donare, che si chiama Limonei. Uno va in questo sito, vede se ci sono le condizioni e se è interessato a sostenere, può sostenere e in cambio avere varie appunto ricompense. Valerio, ti volevo chiedere, ecco, questi corti da dove provengono? Cioè chi può portare dei corti a questo festival? Il concorso è nazionale e per accedere basta che nella troupe ci sia qualcuno di italiano e che il corto abbia i sottotitoli in italiano. Quindi noi abbiamo avuto negli anni, e soprattutto negli ultimi anni, opere un po' da tutto il mondo. L'anno scorso per esempio ha vinto uno dei premi più prestigiosi del festival, che è il premio Amnesty International, un film di un autore straniero che è Alice in Wonderland, che aveva realizzato questo cortometraggio nelle zone del Medio Oriente, e il giorno prima l'aveva presentato in anteprima mondiale a Dubai, quindi insomma il giorno dopo in anteprima europea ad Ancona, quindi
Quindi, insomma, è una di quelle occasioni in cui Ancona può farsi valere. Certo. Valerio, senti, poi abbiamo ancora un minuto da spendere insieme. Ti volevo chiedere questo. Negli ultimi anni, no, produrre dei film è diventato, insomma, assolutamente più semplice. La tecnologia sicuramente gioca un ruolo fondamentale, no? Oggi con una buona telecamera HD e un PC possiamo fare veramente anche da soli dei miracoli. Questo ha aperto degli scenari incredibili, no? Unitamente penso anche alla rete, perché sì, è tutto più facile, un po' uno scambio di informazioni, di filmati, di produzioni, di idee, no? Eccetera. Sì. Porto Dorico un po' è anche questo. Sì, infatti noi quest'anno abbiamo ricevuto oltre 200 cortometraggi, molti dei quali fatti così con pochi mezzi. Però alla base ci deve essere sempre un'idea forte e delle capacità tecniche per realizzarla, e per questo, insomma, noi a volte però tiriamo fuori dal cilindro degli autori che non erano stati mai visionati da altri festival. È per questo che siamo un punto di riferimento per i giornalisti cinematografici italiani, che prendono Corto Dorico come uno degli osservatori per scegliere i cortometraggi migliori da premiare col premio Nastro d'Argento. Allora, intanto ricordo il vostro sito per quanti volessero in qualche modo così informarsi, documentarsi, credo anche sulla locandina, il programma, no? Che avverrà poi sì, a certo, dicembre, anche se mi dicevi ci sono già delle cose in corso in ci realtà. Ci sono già delle anticipazioni nel sito, martedì 10 novembre faremo la conferenza stampa di presentazione con il programma completo, e poi nei giorni seguenti verranno svelati date, orari e tutto quanto. Benissimo, benissimo. Quindi insomma, per sapere poi tutto quanto basta visitare il sito, che è appunto cortodorico.it. Beh, io direi che possiamo ringraziare e salutare a questo punto Valerio Cuccaroni. Casomai lo ospiteremo di nuovo, magari proprio durante il prossimo anno, perché noi andremo a vedere un po' com'è andata questa edizione di Corto Dorico Ancona Film Festival. Grazie Valerio. Grazie a tutti, grazie a voi. Ciao Valerio, grazie. Ciao. Perché è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di vita. Vitamina. Giova. Giova e Renato sono i due cantanti forse i miei preferiti, sapete? Renato Zero e Jovanotti, due, sì, Renato, è mio amico! Potresti farci un po' di Renato Zero, tanto guarda, sono le 11.53, siamo quasi quasi in chiusura, no? Quindi i giochi ormai per stamattina... Il triangolo, no! Non l'avevo considerato. Ciao Ciccini. Vabbè, no, non Sorcini, ma, Sorcini. Ciccini. Ciccini, vabbè, regà, me lo devo preparare, cioè, vabbè, voi mi chiedete qualcosa così che se volete vi posso fare Banderas. Banderas e il biscotto in suo posto. Sì, può essere un'idea, dai, fallo. Ok, va bene, sì. Intanto Cristiano non si sa cosa fa, rompe il mulino, casca giù tutto, Sì, è probabile. Ecco, con le focaccelle che Antonella mangia ogni mattina. La focaccella che è più morbidosa. Non è vero. Guarda, quella non cosa lì della focaccella. Poi lo dice in un modo. Ma la focaccella. Ma come fa una cosa a essere morbida per un anno? Su, e poi c'è da dire una cosa: cioè, tu la mangeresti una merendina, un biscotto, quello che è fatta a mano da un tizio da che minimo sono due anni che non si cambia quella t-shirt. Ascolta, color io tortora. Prima di impastare tocco sempre la mia gallina. Prima di impastare ho toccato Rosita. Chi? E poi Rosita, la mia gallina. Sì. Abbiamo una relazione oramai da parecchia. Da? Sì, no? Dicevo, ecco, che abbiamo... Capito perché devo fare questa cazzata? Perché nel frattempo lui non si sa cosa fa. Comunque dicevo, ecco, che nel mulino bianco siamo io, Antonella e Cristiano, che probabilmente non si vedrà più. No, sono cazzato, non ci sono più. Vero? Però mi potete sentire ma non mi vedete. A posto, forse per meglio, gli amici, no? Ascoltatori. Ma io ti vedo.
Sì. Sì. Va bene. Sì. Vabbè. Ce la siamo sniffati la farina stamattina. Ma tutti ci sono è tornato. Qui. No, non ci sono più. Va bene, sono sparita okay. Io. Andiamo avanti, andiamo vabbè, avanti. Sì, vale. Dicevamo. Musica, ecco, sì, mi sa che conviene. L'amore da qualche altra parte, no, diciamo. Mi mancava oggi, ecco. Va. L'amore è altrove per tirare su un po' il morale. Morale di... E vi dico anche che staremo in onda fino alle 12:10. Morale stile Mauro così. Cesaretti, via. Sì. Poverino. What a sufferance, yeah. In questo video molto romantico però veramente sì. Buongiorno, dai. Buongiorno, benvenuti di nuovo, bentornati qui sulla E-Televisione, E-TV, la televisione delle Marche. Bentornato, insomma, a te Cristiano. Grazie, la nostra telecamera era momentaneamente andata in sciopero, ma è it's returned, yeah. Quindi siamo a posto, Marchetti. Io sono sempre qua in posizione. Senti, dobbiamo leggere qualche messaggino. Esatto, sì, dai. Sì, non avere fretta Antonella, che no, qui sai che abbiamo dei tempi un po' particolari. Dunque, intanto per quanto riguarda gli ospiti di prima, è arrivato un messaggio, purtroppo lo leggiamo tardi, ma è la stessa cosa. Adesso lo leggerà Luca Marchetti. Sì, che se ce la faccio. Guarda il monitor, sì. Pronto? 3, 2, 1, premo, vado. Guarda. Bello. Se ci riesci. Sì. Riguardo all'ultimo sketch, c'è già una pubblicità che fa una cosa molto simile. Simile, esatto. Non okay, leggo il nome. No, non importa. Non c'è, nome? Non c'è, erano. Firmatevi, no, vi dovete firmare. È vero. E poi dai. guarda, c'è sì. Scritto la nostra carissima Claudia Lelli, che tra l'altro è stata anche lei una conduttrice di quelli del primo piano. Dunque, Claudia veniva prima, sì, prima di te, Anto. L'anno vi siete, precedente. Esatto, vi siete scambiati sì. E passati testimone. Il testimone. Come esatto. Io con Ausili. Esatto, te con Ausili. Beh, Nicolaus. Di spessore questo di testimone. Per quale? Me. Loro e loro. Sì, sì, siamo tutti dei grandi testimoni, insomma. Sì, va bene. Vado avanti con il WhatsApp? Sì, dai. Facciamo salutiamo su. Claudia, quindi. Ciao, Claudia. Ciao. E ci scrive anche la nostra amica Paola. Belli voi, buona domenica da Paola. Ciao Paola. Ciao Paola. Ciao anche Paola. A te. Fai Paola? Così Paola? L'ha fatta un po' Fai Paola con i capelli ricci? Sei tremendo, guarda. Non so neanche chi. No, cioè, nel senso, no, sì, no. È nostra amica, però. È uguale, sì. Non sappiamo. No, non ci mancherebbe. Un po' come la patatina chips, insomma. Ma che? Amica, amici in 5 minuti. Sì. No, quelli erano Speedy Pizza Findus. Vabbè, a parte quello. Comunque, effettivamente ci sono ogni tanto degli slogan di cose un po' terrificanti, no? Che uno diceva, ecco, quella cosa che facevi prima delle focaccelle. Per me è inquietante. Ancora. È inquietante, sì. Sì, ma come fa a mantenersi morbida per sempre? Perché a vita. Ci sono dentro dei conservanti, le danno anche alla NASA. E diciamo che è cancerogena la carne rossa nel frattempo. Ancora, no, ecco. Basta questa no, storia. Dico, ci focalizziamo sulla carne rossa quando penso di conservanti e schifezze varie ce ne sono in molti altri cibi sì, e non sì. Nel naturale. Dai, leggi, dai lettura. No, non ce la faccio, è tutto sfocato. Ti aiuto, ciao da Andrea, Stefano, Marzio, Franco, Carmine, Luigi, ehi. Enza, Maria Luisa. Oh, quanti ciao a tutti, siete? Tantissimi, tutti fratelli, chissà. No. No. Mi sa che ero forse a cena con loro ieri sera. Niente. Probabilmente. Ah, vabbè, ma allora qua è un vizio. Solo a te non scrivo. No, perché a Offagna, appunto, abbiamo detto che a Offagna ci sono solo le galline con i freni. Sì, a parte che io non ho i parenti. No, c'è Rossita. Io ci abito, ma non sono di lì. A parte quello, però, voglio dire, non basta la famiglia Marchetti con amici, eccetera. Adesso sì. Ti ci metti anche tu. Certo, con la focaccella, vai con la focaccella. C'è Rossita Offagna. Che hai freni. Ma non c'era anche un altro messaggio? Sbaglio. Sbagli. Mi piace questo sbaglio oggi. Te sbagli. No, non mi sbaglio, dai. No, finiti. Come finiti? Non è vero. Sì. È lui, che è manina corta. Vabbè, capisci, salutiamo a tutti quelli che ci hanno scritto, soprattutto a un mio amico. Tutti a bagno, tutti a bagno anche qua. Vero. Oddio, la piscina qui non è che sia molto. C'è un po' di casacciocche. Sì, molto. Ma è virale mettere proprio insomma, la piscina, l'acqua, tutti a mollo in questi video. Adesso farò una pubblicità con la piscina. Basta. Con la piscina del mulino. Vabbè, sì, il mulino bianco. E il bacino. Il? Bacino nel mulino. Anzi, chiamerò il prossimo biscotto il bacino. Vai, finito. Basta, sì, basta. Luca, oggi hai preso gambone. Esatto, come ragione. Si dice, basta, ridimensioniamoci. Allora, ridimensioniamoci. Tra l'altro, Luca Marchetti, so sì. Che dovresti spiegarmela questa cosa, spiegala anche agli amici a casa. Ti chiamano per coordinare le assemblee di istituto anche se tu non vai più in quell'istituto. Questo ma è bello. Pensa quanto mi vogliono bene. No, allora, pur di raccimolare 2 euro. Non è vero assolutamente. Dai.
No, da. Allora, mentre la quell'istituto, di nuovo. Il liceo scientifico Galileo Galilei di Ancona, è un istituto dove penso ci sia, adesso non è perché l'ho fatto io, no. Il clima più bello che ci può essere in un istituto. Oh. In poche parole siamo una grande famiglia. E perché mi hanno richiamato? Perché io non sono, per condurre le assemblee, quella del biennio e quella del triennio, quella del biennio e quella del triennio, per scegliere la lista da votare per le elezioni dei rappresentanti di istituto. Mm-hmm. E serviva qualcuno che fosse super partes, qualcuno bravissimo, qualcuno bellissimo, non l'hanno trovato, hanno chiamato il sole di Candia. No, vabbè, no, sì, hanno chiamato me perché comunque non sono mai stato rappresentante d'istituto, sapevano che comunque ci sapevo fare queste cose, mi piace molto farlo, e quindi mi hanno richiamato. Infatti per i miei amici su Facebook 2 giorni li ho assillati con i selfie in assemblea. Abbiamo visto, vero? Sì, sì. Esattamente. Tra l'altro abbiamo parlato anche a proposito di selfie a Offagna, no? Dove tu risiedi, Antonella, no? Di quegli studenti sospesi proprio perché avevano fatto il selfie. Sì, sì, sì. Ma io ormai non sono più studente di quella scuola. Non si è saputo più nulla, però vabbè. No, vabbè, ma avevamo già detto insomma che era una cosa un po' così che... Mi sembrava eccessiva. Comunque saluto tutto il liceo scientifico Galileo Galilei, la preside. Sì. E vabbè, i rappresentanti che sono stati eletti, tra l'altro, ieri proprio ci sono state le elezioni, spoglio elettorale e tutto. Oh, nel frattempo ci ha scritto anche il nostro caro amico Mengarucci. Dice, viva il Galilei, vestò a intasà dei messaggi. No, grande, ciao Mengarucci. No, l'altra volta aveva detto che si è gasato tantissimo quando l'abbiamo salutato dalla radio. Sì. Ha detto ero tutto emozionato, quindi risalutiamolo, ciao Ming. Vabbè, oggi siamo andati un po' lunghi, ma di proposito, anzi volevo salutare anche il nostro amico Francesco Amicucci, che è di là in sala di emissione, è lui che oggi, come dire, premerà tutti i bottoncini per produrre le varie trasmissioni di TV dal telegiornale dalle 13.45 in avanti, eccetera eccetera eccetera. Noi siamo quasi alla fine, tra l'altro Luca tu parlavi di Facebook, sì, magari ecco abbiamo ancora un minuto per parlare di una cosa curiosa, cioè spesso su Facebook, insomma, a parte abbiamo già discusso di queste bufale, no, che vengono pubblicate perché si legge di tutto e il contrario di tutto, ma delle volte ci sono anche, non so, voi avete mai avuto degli amici o delle amicizie fake? Cioè, sì, vuol dire che magari vi può girare o venire il dubbio che quella persona lì non esista. Non esista. E magari nella vostra lista utenti, se vi mettete così a sfrucugliare, a guardare per bene, c'è qualcuno che in realtà sembrerebbe non esistere. Quindi persone che rispondono una volta ogni tanto, persone che non si fanno mai vedere. Io cerco, non sono di quelli che ha chissà quanti amici su Facebook. I miei amici sono quasi tutte persone che conosco, conosci, di persona, certo, oppure ecco, certo, che ovviamente per un fatto di distanza non sono qua vicine, certo. Comunque sai chi Marche, sono, ma so chi sono, certo. E delle volte c'è l'infiltrato, l'infiltrata, vi è mai successo? Vero, vero. Sì, 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 capita. Ma anche alcuni che pubblicano video scandalosi. E poi virus, c'era ultimamente, girava un virus che ti intasava la bacheca di, a proposito di intasare, sì, ti intasava la bacheca di video sporchi, ecco, e niente. Ma come sei ma no, tu andavi nella tua bacheca e trovavi il link a pocepoce.com. Esattamente, ecco, esattamente. Trovavi esattamente taggato insieme a altri 500 utenti, non sapendo nulla. Esatto. Vabbè, questi video è un particolari. Virus che gira spesso, comunque. Esatto. È successo. La voce della Del Santo, che fine avrà fatto, chissà. No, Lori Del Santo, non sai chi è? Sì, no, sì, 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 no, pensavo alla rubrica della volta scorsa, pocepoce. Pocepoce, ha avuto un grande successo, abbiamo incrementato lo share del 2%. Wow. Ma oggi con i vari invalsi è sicuro lo share avrà raggiunto le stelle. Ragazzi, lo stomaco chiama. Ma allora non dobbiamo andare, no? Andiamo. Sì, dai, infatti, basta. Abbiamo veramente finito. Grazie di essere stati spegni con noi. Spegni tutto. Sì, via. Torniamo questa sera in replica dalle ore 22 sul canale 112. Sì, di per RTV i più fortunati. Più. Esatto, montate un'antenna. Una grande antenna, come era lo spot come del pennello grande, il grande pennello. Sì, dai, cinghiale. Andiamo a pranzo. Ecco, va. Sì, esatto. Ci vuole una grande antenna per vedere il 112. Nel frattempo, da dietro lo studio ci saluta Mauro Cesaretti. Ciao Mauro. Ciao. Ringraziamo anche il nostro, a me spiace definirlo, non si può definire portiere, dai, insomma. Anche perché non gioca neanche a calcio, dai, cioè, quindi non lo puoi neanche Anto, così salutalo pensare. Tu, dai, saluta tu. Non lo puoi neanche pensare, insomma, in quella maniera là. Lo saluto io? Sì, saluta Marco Grati, che vabbè, insomma, al quale siamo grati anche noi. Sì, che vedremo grati. tra poco io diciamo. Soprattutto non sono molto grato per un sacco di cose. Basta. Grazie. Andiamo via. Vai, via. Dai, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao.